Sono molto orgoglioso di dare il benvenuto a un grande maestro, Francis Ford Coppola, che io ho sempre ammirato. Siamo coetanei, però alcuni film come La Conversazione, come Il Padrino, come Apocalypse Now, sono dei film che sono irraggiungibili perché sono fatti con un sistema produttivo che non può essere quello italiano e non è possibile imitarli. Però attraverso strade misteriose e indirette, pur facendo io un altro genere di film, sono stato influenzato, perché insomma la bellezza, l'originalità e lo stupore è sempre qualcosa che è penetrante, e sono sicuro che, anzi lo so, che Francis Ford Coppola, un uomo così lontano, così diverso, sicuramente mi ha influenzato. Ecco, io ve lo presento e proprio perché ne sono orgoglioso, in quanto anche presidente della Cineteca di Bologna e collega di lavoro. Vabbè, penso che sia. Io ve lo presento, ma non appare. Forse pensavano ad una presentazione un po' più lunga, ma però io sono per la sintesi. Un'enorme emozione e grazie a Marco Bellocchio. Naturalmente verrebbe voglia di fermare Marco e di chiedergli quanto il traditore deve all'invenzione del Padrino. È un'enorme emozione accogliere qui a Bologna, al cinema ritrovato, Francis Ford Coppola, un cineasta straordinariamente innovativo. Forse bisogna andare al cinema muto per trovare un cineasta così capace di cambiare tutto, cambiare le regole del linguaggio, cambiare le regole della tecnologia, cambiare le regole della produzione. Certamente non è un caso che ha restaurato Napoleon, uno dei film più folli, più impossibili, più innovativi della storia del cinema. Ma prima di cominciare voglio ringraziare chi ha permesso tutto questo, voglio ringraziare il Comune di Bologna, voglio ringraziare il Teatro Comunale, la Regione Emilia Romagna, il Ministero, voglio la Direzione Generale per il Cinema, i nostri sponsor, ERA. Ecco, senza il lavoro di tutte queste persone il Cinema Ritrovato, di tutte queste istituzioni il Cinema Ritrovato non esisterebbe e non saremmo qui assieme ad ascoltare Francis Ford Coppola. E poi voglio ringraziare gli amici che ci hanno portato ad arrivare a Francis Ford Coppola, James Mokowski, Paul Rassam, voglio ringraziare Studio Canal. Tutti abbiamo lavorato per molti mesi per essere qui assieme. Allora, la prima domanda, ci siamo divisi un po' le domande con Ilmer e Ghetti. Mi tocca la prima perché sono quello più emozionato, e visto che in sala c'è la nipote di Francis Ford Coppola, c'è Romy, la figlia di Sofia Coppola e Spike Jonze, vorrei partire dalle origini familiari, perché il nonno materno
Francesco Penino è stato uno straordinario compositore, era amico di Caruso e ha portato la sceneggiata a New York e ha portato anche molti film per gli italo-americani. Il padre di Carmine è stato tra i pionieri del cinema sonoro, poi Carmine primo flauto nell'orchestra di Arturo Toscanini negli Stati Uniti, è stato compositore, direttore d'orchestra, premio Oscar per la colonna sonora del Padrino parte seconda con Nino Rota. La sorella di Francis, Talia Rose, più conosciuta come attrice come Talia Shire, è la Connie Corleone della saga del Padrino, è attrice. Nicolas Kim Coppola, figlio del fratello di Francis, celebre come Nicolas Cage, la moglie di Francis, Eleanor, che è cineasta, i figli Sofia e Roman, che è anche produttore. Più che una famiglia sembra una factory. E come spiegare questa passione di 5 generazioni che non sembra essere destinata a spegnersi? Well, thank you so much and thank everyone for coming tonight so I can have the opportunity to have a conversation with you. The question of our family has a lot to do with the fact that we are Italo-Americani. We're Italian-Americans, and that's an interesting idea. I remember as a child, my mother, whose name, by the way, was Italia. Her name was Italia Penino. She told me, Francis, I was named after my grandfather, Francesco Penino, but in those days, to be an Italian, you were an immigrant. It was like immigrants, always you can't live in certain neighborhoods. There was a little prejudice against the foreigners, as there always is. And so she wanted us to be American, so I was named Francis. And my mother, I remember telling me, Francis, you're so lucky because this was around, you know, at the end of World War II. She said, you're so lucky because you're an American, and America is the greatest country in the world. And my father said, aha, yes, but you're Italian as well, because Italy has produced the greatest art and the greatest musician and the greatest scientists and the greatest technology in the world. So you have that. And I thought, I'm so lucky. I have everything it is to be an American, and I also have everything it is to be Italian, so it's wonderful. So we were raised in that kind of a household. My father was a great classical musician, as we said. He was the prima flauta with Toscanini of the NBC Symphony Orchestra. And so there was two aspects of the family. There was technology and science, because my grandfather, in fact, he named his, whereas the Coppola family always named the son after the father. So there was Agostino Coppola, had Carmine Coppola, had Agostino Coppola, had Carmine Coppola, Agostino Coppola, Carmine Coppola. But my grandfather, who was Agostino Coppola, named his first son Archimedes. He broke the thing because he felt that Archimedes, who of course was a Greek living in Sicily, Syracuse, was the greatest scientific mind in the world. So in our family, there were two traditions living together. There was artistry and music living with technology. And in a way, that is cinema. That is what gives birth to cinema, the combination of technology and that mentality along with the arts. So in this family, there was a lot of emphasis that people should, live up to my father, who was a very, he was the big success of the family at the time because he was with this great orchestra. I had a brilliant older brother who was wanted to be a writer. I was the bad boy. I wasn't good in school. I wanted to be a nuclear physicist like Enrico Fermi,
but I failed algebra 3 times in a row. So my father says, you can't be a nuclear physicist. And somehow in the forno of this family, it seemed that the beginning was made for a tradition, which of course began with my father, I guess. But even his brothers were very old. Oh, it's okay. They understood me. Grazie per l'opportunità che mi avete dato di conversare con voi questa sera. Allora, la mia famiglia di fatto è una famiglia italo-americana, e questa era un'idea interessante allora, perché il nonno, Francesco Pennino, era appunto quello che mi ha dato il nome. Mia mamma, tra l'altro, si chiamava Italia Pennino. Mi ha dato il nome nonno, però la mamma mi ha chiamato Francis e non Francesco, perché c'erano parecchi pregiudizi nei confronti degli immigrati allora negli Stati Uniti, e quindi ecco il motivo per cui mi chiamo Francis. Mia mamma comunque un giorno mi ha detto: Francis, guarda, sei fortunatissimo, questo è stato più o meno intorno alla fine della Seconda Guerra Mondiale, sei fortunatissimo perché sei americano, che è il paese più grande del mondo. E allo stesso tempo è intervenuto però mio padre e ha detto: sì, benissimo, sei americano, ma sei anche italiano, ed è anche per questo che sei fortunato, perché l'Italia è il paese più bello del mondo, è il paese dell'arte, della musica, della scienza, della tecnologia. E io mi sono effettivamente sentito fortunato in qualità di americano in tutti i sensi e di italiano in tutti i sensi, ed è stato fantastico questo. Tra l'altro mio padre era un grandissimo musicista classico, come diceva precedentemente, primo flautista nell'orchestra della NBC Symphony Orchestra di Toscanini, quindi era un appassionato musicista. E invece il nonno era un appassionato di tecnologia, di scienza. Tra l'altro nella famiglia Coppola c'era questa idea di dare sempre il nome del padre al primo figlio, infatti Agostino ha chiamato il primo figlio Carmine, di nuovo Carmine ha chiamato il primo figlio Agostino e così via. Il nonno invece ha rotto questa tradizione chiamando il primo figlio Archimede, perché il greco che viveva in Siracusa, secondo lui, era la mente scientifica più grande al mondo. E questo ha fatto sì che la famiglia, insomma, si dividesse tra chi era appassionato di scienza e chi è appassionato di musica e di arte. In un certo senso il cinema è un po' la combinazione di queste cose. Queste due cose avvicinate ad una mentalità artistica che appunto rifioriva in famiglia. La famiglia ha sempre cercato di vivere all'altezza di mio padre, che era il primo della famiglia ad avere avuto un grande successo. Io tra l'altro avevo un fratello maggiore che era molto più bravo di me. Io a scuola sono stato abbastanza un disastro. Volevo diventare in realtà un fisico nucleare come Enrico Fermi, ma in realtà dopo diversi tentativi e diversi fallimenti scolastici mio padre mi ha detto che non ce ne sarebbe stato per nessuno e che mi toccava fare qualcosa di diverso. Bravissima Antonella Zucchelli, la straordinaria interprete. Okay, I will. Actually, what's most important to me, especially for those of you here who are students, originally I was told, oh, you're going to give a master class. And I thought about it, and I know the master class comes from the name of a play about 4 or 5 years ago about Maria Callas, and so everyone wants to do a master class. And I said, you know, I would rather do a student-to-student discussion, because, you know, the cinema is only 120 years old, and it is, recently I looked at it, I was looking at a film, and in fact I'll say which film it was. It was the Olmi film called The Tree of the Clocks, how do you say? L'Albero degli Zoccoli. And I looked at this film in complete bewilderment, how beautiful it was and what an achievement. And I thought, you know, the cinema is too soon for there to be masters. Because if you look, even I'm 80 years old, I am a student of cinema. Because there is still so much to learn and such pleasure in learning it. So those of you here who are students, I wanted to talk to you as I'm a student, you're a student. What can we learn together about this extraordinary new medium?
E quando mi è stato chiesto di venire, mi è stato detto che ci sarebbero stati tanti studenti e che io avrei dovuto tenere una lezione, una masterclass. In realtà il masterclass viene dalla storia di Maria Callas. Comunque, al di là di questo, io vorrei piuttosto che ci fosse una conversazione tra studente e studenti, perché tutto sommato il cinema ha soltanto 120 anni. Tra l'altro parlavo precedentemente con loro e dicevamo che ho visto recentemente il film di Olmi, L'albero degli zoccoli, che è un film davvero incredibile, quasi fatato, e dicevo non sono un maestro, tutto sommato ho 80 anni, ma sono uno studente, continuo a godere del fatto di imparare cose nuove e del piacere di imparare. Quindi sono qui per una conversazione tra studente e studenti. So really this evening we have a wonderful opportunity because as you know in cinema there are many different areas of work. There is of course at the root of it writing. And those of you who are interested in writing and writing the screenplay or the cinema script, that's a whole discussion. We can spend an evening about that subject. But then again, there is also acting. And we could talk about acting, and especially those of you who are interested in acting. So that's another separate discussion, very big discussion, and there's much we can learn about that. In fact, I believe that the two essential elements of cinema, and this is my personal belief, just like water is made from oxygen and hydrogen, is writing and acting. Those are the... You can make a film that has beautiful music, it has beautiful photography, it has beautiful various other elements, but without, even in a documentary, without those human beings working within a plan, acting and writing, I don't think it's possible to have beautiful cinema. So that's a second. So we have writing. Those of you who want to write, I would hope I could answer or we could discuss some of the interesting aspects about screenwriting. Those of you who are interested in acting, I hope we could discuss something about acting. Then there's technology. The technology, as you know, has dramatically changed in the last 15 years. It began with really sound because electronic sound, digital sound was at first easy to work with in film, and that was the beginning. And then later, they learned how not only to make editing within an electronic medium, a digital medium possible, but also photography. Now, even projection, as a student, I wouldn't have thought that was going to come so soon. So this transition from a photochemical, a mechanical medium to a digital medium is an interesting discussion, and I'm sure there's many people here in all of those technical fields, in cinematography and editing. We could talk about the technology, especially from the viewpoint of the impact that the fact that cinema is now digital medium largely, that would be an interesting subject. And then, of course, there are the other fields of art direction and scenic design, photography, photographic music, music for film. So already I've outlined maybe five different areas, and we can talk about some other ones. And of course, the big question is now that the cinema has taken this step and become a digital medium, what does that mean for the future? What can cinema do in its digital existence that was not possible when it was a mechanical medium? What new implications does that bring about? What new kinds of films that can't even be imagined, the films that your great-grandchildren will make, what will they be like? So that's another subject.
E questa sera appunto mi viene data l'opportunità di parlare appunto del cinema, ma sono tantissime le aree di lavoro in questo campo, c'è la sceneggiatura e probabilmente ci sono persone qui alle quali piacerebbe parlare di questo argomento e ci vorrebbe un'intera serata per trattarlo in modo esaustivo. Poi c'è chi si interessa degli attori, ci potrebbero essere persone qui interessate ad una discussione di questo genere e mi interesserebbe molto perché si imparano comunque sempre tante cose. E questi sono secondo me i due elementi davvero essenziali, cioè l'attore e la sceneggiatura di un film sono fondamentali un po' come l'ossigeno e l'idrogeno per la composizione dell'acqua. Poi ovviamente ci sono tutti altri settori, quello della musica, della fotografia, ci sono altri elementi, però è importante avere la sceneggiatura ed è importante avere gli attori per poter fare qualsiasi film, anche un documentario deve vedere degli esseri umani collegati in qualche modo per comunicare in un modo o nell'altro. Sarebbe interessante poter discutere di tutti questi aspetti che sono interessanti. Il terzo aspetto che mi viene in mente riguardante il cinema è quello della tecnologia. Negli ultimi 15 anni il cinema è cambiato moltissimo da questo punto di vista, si è passati al sonoro, elettronico e digitale e poi subito dopo questo si è passate alla possibilità di fare il montaggio e l'editing delle immagini e delle fotografie in modalità digitale. Adesso ci sono i proiettori digitali, quindi questa transizione da un mondo meccanico, fotochimico a un mondo digitale ha cambiato tante cose e probabilmente in questa sala ci sono degli esperti che potrebbero parlare della tecnologia e dell'impatto di questo mezzo digitale, potrebbe essere un argomento interessante. Poi appunto, come dicevo, c'è la sceneggiatura, c'è la fotografia, c'è la musica per il cinema, sono probabilmente 5-6 le aree che ho menzionato e ce ne sono molte altre. E il grosso punto interrogativo a questo punto sarà cosa diventerà il cinema adesso che è diventato un mezzo digitale, che cosa sarà il cinema del futuro, che cosa sarà possibile fare con il film, con il cinema digitale che sarebbe stato impensabile anche pochi anni fa. Una domanda interessante sarebbe chiedersi che cosa faranno i figli dei nostri figli, che film saranno in grado di sviluppare con nuove tecnologie. So before perhaps another question, I hope those of you here, especially the students, could think about what we can learn about each of those categories, what we can discuss together. And it would be my greatest pleasure if something useful, we could discover something useful that you could take after this is all over and make use of. E quindi spero davvero che, soprattutto questo lo dico agli studenti eventualmente presenti in sala, che questi argomenti possano farvi pensare a nuove possibilità. Sarebbe un piacere poter scoprire qualche cosa di utile anche questa sera, qualche cosa che possa servire a tutti noi, voi e me. Volevo tornare ancora un pochettino indietro al cinema e soprattutto al cinema italiano e capire che legami lei può avere con il cinema italiano. Quando ha dovuto scegliere il musicista per fare il padrino, ha scelto Rota, che era il musicista di Fellini, quindi immagino che, come dire, conoscesse quel tipo di cinema e quel tipo di lavoro. Appunto, che influenza ha avuto il cinema italiano? Come ha lavorato in profondità nel suo lavoro? Well, my generation, people, I was born in 1939, and so when I was growing up, I was caught between two very powerful trends. Firstly, there was the, as we all were, there was the Hollywood film, a tradition that goes back to when the American cinema moved to Southern California and the big Hollywood studios were created. And throughout my life and the world's life, really, people were looking at films from the Hollywood system. And every I would go to the movies with my brother, and then also that with my family, and then another time with my brother. So we were very impressed with those films being made, and wonderful American. And many of them had come from Europe, filmmakers like William Wyler, King Vidor, Billy Wilder, John Huston, George Stevens. There was a real tradition of the Hollywood film, and there was
they made so many films that there were some really wonderful filmmakers working in that system. But I also was beginning to see this new type of film coming from Europe and from Japan and from Sweden, and in particular after World War II, Italy. So not only were we influenced and excited by these Hollywood films, and there were some really great ones, but at the same time were these wonderful films coming from these other countries, and they were different kinds of films. They were more personal, they were about more interesting social questions. So we were sort of, you know, I'm beginning to see a theme to my talk, because I talked about the advantage of being an Italian and American. That hybrid was so powerful. And now I find myself talking about the influence of the great Hollywood films and the wonderful European and films from Asia, and in particular the Italians, who, because there were so many. You couldn't name the great directors from Italy using all your fingers and toes. There were too many of them. I mean, the list went on and on and on. Not only were there the most famous ones, who was Fellini and Rossellini and Michelangelo Antonioni, but you could keep going on. There was Monicelli and Pietro Germi and Marco Bernardo Bellucci, Marco Bellocchio, and all. There were 40 of them, you know. So there was such a. And I recommend to everyone the spectacular documentary made by Martin Scorsese called My Italian Voyage, where he teaches you about the Italian cinema in a wonderful, I couldn't recommend it enough. He goes through all of the films after, and even before Rossellini. Fabulous, I think. So I feel that my connection to the Italian cinema came at a time when I was just discovering what movies could be, not only the American tradition, but this new tradition coming from other countries, and in particular this abundance of Italian artistry coming to us at the same time. La mia generazione, io sono nato nel 39, è vissuta un po' tra due tendenze molto forti. C'era il film hollywoodiano, la tradizione del cinema americano che proprio in quel periodo si è spostato verso il sud della California con lo sviluppo di tutti gli studios a Hollywood. E questo era un sistema vero e proprio e io lo seguivo tantissimo, andavo al cinema con mio fratello, andavo al cinema con la famiglia, eravamo davvero tanto colpiti da tutti quei film, dai film che sono stati creati a Hollywood, con tra l'altro John Steven piuttosto che Billy Wilder, John Huston, insomma sono stati dei cineasti davvero fantastici e io ho visto tutti questi film godendone tantissimo. E poi l'altra forte tendenza erano i film nuovi che arrivavano dall'Europa, dal Giappone, dalla Svezia e tantissimi film subito dopo la Seconda Guerra Mondiale che venivano in particolare dall'Italia e mi hanno davvero influenzato ed entusiasmato tantissimo anche questi. Erano davvero dei film fantastici anche perché a differenza del film tradizionale hollywoodiano erano più personali, erano più interessati a studiare questioni sociali. E a questo punto vedete c'è una sorta di fil rouge che collega il mio ragionamento. Ho detto precedentemente di essere orgoglioso di essere un italo-americano. Questo ibrido ha influenzato anche la mia vita in qualità di cineasta. Da un lato vedevo i film di Hollywood e dall'altro vedevo questi film nuovi che venivano dall'Europa, dall'Asia, ma tanti dall'Italia, tantissimi in realtà, perché non basterebbero le dita delle mani e dei piedi per contare, per elencare tutti gli artisti che hanno lavorato qui in Italia e che hanno poi raggiunto l'America. C'erano cineasti come Fellini, Rossellini, Antonioni, Monicelli, Germi,
Bellocchio, Bertolucci, insomma una quarantina di persone, quindi veramente tantissimi. E a questo proposito, tra l'altro, consiglio tantissimo a tutti di vedere il documentario My Italian Voyage di Scorsese, che appunto rappresenta in modo documentaristico un viaggio nel cinema italiano ed è davvero favoloso. Il collegamento per me con il cinema italiano è stato davvero importante, perché mi ha permesso di vedere da un lato la tradizione americana e dall'altro questi film appunto più intimi, più personali italiani. E a proposito dei suoi esordi, volevo tornare al terrore della tredicesima ora e quindi sapere che cosa ha imparato da Roger Corman. Well, yes, I was fortunate when I was a film student. I was very poor. I remember, on $1.25 a day. I had 25 cents for breakfast. I had 50 cents for lunch. And I had $1.25 for dinner. And that's when I became very fat, because every night I would eat macaroni and cheese, because you could buy that for 19 cents. So I was really impoverished, I was fortunate in getting a job working for Roger Corman while I was still in school. At first it was to he had bought a Russian science fiction picture, and you know, they asked me if I could understand Russian. I said, oh, a little bit, you know. But I wanted that job, eventually became his assistant. And working for Roger Corman, you learned everything about how to make films really cheap, because he was a master of making films for next to no money. And I worked for him, I guess, 2-3 years, and I learned the economics of really how to make a film with no money or as little money as possible. Sono stata fortunata, perché ero uno studente povero, vivevo veramente con pochissimo, 25 centesimi per la colazione, 50 centesimi a pranzo, $1.25 alla cena, ed è per questo che sono diventato grassissimo allora, perché mangiavo macaroni and cheese, questa schifezza americana molto grassa che mi ha fatto ingrassare. Sono stato fortunato, però, dicevo, perché sono riuscito a lavorare con Roger Corman, perché lui aveva acquistato un film di fantascienza russo e mi era stato chiesto se io sapessi il russo. Io ho risposto sì, un pochino, non ne avevo alba, però volevo assolutamente un lavoro, volevo lavorare, e così sono diventato il suo assistente e ho imparato grazie a lui tutto quello che si può sapere circa il fare un film con pochi soldi, con quasi nulla. Lui era un vero maestro, sapeva fare dei film con pochissimi soldi. Io ho lavorato con lui per 2 o 3 anni e sono riuscita a capire come si poteva produrre un film con pochissimo. Dopo il film con Corman, lei dirige qualche piccolo film, medio-piccolo hollywoodiano. E poi all'improvviso, a 30 anni, la Paramount le chiede di dirigere Il Padrino. Come dire, un film che si è destinato a polverizzare qualsiasi record di incasso negli Stati Uniti. Com'è stato possibile che un regista così giovane potesse girare un film così importante? Well, the truth is that The Godfather, at the time when it really began, was not a very important title. Now you think, oh, that's a big deal, but it wasn't. In fact, there had been some films about this subject at the time, which is the mafia and this type of, the way it was in New York and the United States. And it was a big failure. So they were not sure, and they thought, they had bought this story treatment from the author Mario Puzo, and they thought if they could make it really inexpensively, the original budget was $2 million, and they wanted to have an Italian-American director, because there was the feeling that it would cause some resentment
in the Italian American community, which had become, as you know, very wealthy and very influential in America. I mean, in all fields. You know, the biggest bank in the world was the Bank of America, which was A.P. Giannini from Genoa. So Italian Americans had become very established and respected. And they thought if there was an Italian American who made this film about Italian gangsters, he would take all the heat. Also, they thought if they had a young director, they could, you know, push them around to do what they wanted, you know, because he would have no power, which I had none. And also, I was getting a good reputation as a screenwriter, and they knew they didn't have a very good script, and they thought that they could get a cheap deal on this person, and they would also get a script thrown in. So basically, that's why I got the job. Insomma, Il Padrino non doveva essere inizialmente un film particolarmente importante. Tra l'altro era stato fatto qualche film precedentemente sull'argomento mafia, mafia New York, mafia negli Stati Uniti, ma erano stati dei fallimenti. E quindi la Paramount non aveva certezze, non era particolarmente sicura. Avevano acquistato questa storia da Mario Puzo. Il film doveva essere un film a basso costo, inizialmente 2 milioni di dollari, e hanno pensato a un regista italo-americano perché avevano paura di possibili risentimenti da parte della comunità di italo-americani, che nel frattempo erano diventati sicuramente ricchi ed influenti negli Stati Uniti. La Bank of America era in mano a un genovese, quindi erano, gli italo-americani erano rispettati, e il regista tutto sommato avrebbe potuto raccontare la storia di gangster italo-americani, e se le cose non fossero andate bene, tutto sommato gli si poteva imputare la colpa. Poi volevano un regista giovane perché pensavano di poter fare quello che volevano con una persona giovane senza grande esperienza. Io effettivamente di esperienza ne avevo zero. E poi tutto sommato avevo una buona reputazione perché avevo scritto qualche sceneggiatura e si riteneva fossi abbastanza bravo. Il testo non era un granché, ed è in questo modo che sono diventato regista del Padrino. I would like to ask a question to the audience. How many here are film students or are young or not so young people who want to make film and have these ambitions in the audience tonight? How many here are film students? Una domanda per chi non avesse capito. Chi studia perché gli o le piacerebbe fare film? Okay, so I don't know if it's possible, but I'm hoping that each of those and of course the audience as well, it's my hope to discuss with them things they want to know. So how could we do that? Non so se è possibile, ma mi piacerebbe di parlare con voi di cose che vi interessano. Invitiamo. Come possiamo organizzarci? Chiedeva. Invitiamo uno studente, il primo che ha il coraggio di salire a fare una domanda. Well, you know, I don't want to disrupt anything, or maybe I do. Abbiamo un microfono. Oh, good. So I was told this was going to be a master class, and I said, well, I'm not a master, I'm a student, so I should be students to students, and they want to know about certain things, and we can discuss writing, we can discuss acting, we can discuss technology, we can discuss future implications of technology, but if there's questions of any of these things, we can come to the... Allora, mentre si prepara la prima domanda, e abbiamo qui un microfono e quindi il primo coraggioso, io voglio fare la domanda più semplice del e cioè, visto che tu hai previsto quello che sarebbe successo con i tuoi film, con quello che hai dichiarato alla fine degli anni 70 sul cinema elettronico, che cosa pensi che diventerà il cinema nel futuro?
Questa è la domanda semplice che avevo. Well, that's the question of a student. Questa è la domanda dello studente. This is a very interesting subject because, as I said, this transition from photochemical mechanical to totally digital, even the projection, has a lot of implications. It's very interesting because, especially young people, my daughter Sophia, she's shooting a film right now, and she's shooting on film. She's not shooting on digital. Why? The reason she is because she loves the cinema so much, she wants to be part of that cinema. She wants to be part of the way the great artists of the last 120 years, that she doesn't want to give up film. And it's interesting because it's as though we now have a new basis of how we make movies. Even if she makes it on film, it's going to be converted to digital, it's going to be edited on digital, the effects are going to be done digital, everything is going to be done digital, and then it's going to be converted and projected digitally, even though she loves film so much. So in a way, we have this interesting situation where we have a new medium. Cinema has now become digital, really, in the largest sense. And you can do things in a digital environment that you couldn't do before. But we love the old films. We love them and we don't want to give them up. So it's as though there's a new kind of car. And this car, we love the old cars. We love Ferrari and we love Citroën and we love this tradition of cars. So even though these new cars really are being made a different way, and can do other things. They can fly, they can do all sorts of things. We want them to be like regular cars. We want them to drive, even though this, it's the same with the cinema. Now you have a new technology that they're made in, and it can do things that the old one couldn't do. But we love the old films, and so we use this new ability to make them the way they always were. And sooner or later, someone is going to say, wait a second, they can fly. Or we can do things with this new technology that was never possible. And eventually one of you, and certainly one of your grandchildren, is going to do it. Even though we love the old cinema, because we have reason to, because this was... You know, people always ask me, what are your 10 favorite films? And I say, well, ask me what my 1,000 favorite. There were 30 masterpieces made in 1920 when they were silent films. The idea of a top 10 of the 10 best films is ridiculous. There are films, there's 1,000, there's 2,000 top films, easily. So this notion to want to make a new cinema, we are so enamored of our tradition, of our culture, of our heritage, that in a sense we have a new medium and we're afraid or we are hesitant to take that leap. But the leap will be taken. And in what areas? That's really what the question is. What can this new medium of digital cinema do that the old one couldn't do? Taking for granted that we love the old ones and we want to make films in that tradition, how will the leap happen? And we can talk about that, and there are many implications of that. Take, for example... Oh, I'll shut up. Okay. Dicevo, c'è stata questa transizione dal meccanico al digitale, adesso è digitale anche la proiezione. Questo ha tantissime implicazioni che i giovani devono prendere in considerazione. Mia figlia Sofia sta facendo proprio in questo periodo un film e lo sta girando su pellicola. Perché, ci si chiederebbe? Beh, perché ama il cinema e vuole essere in un certo senso parte dei 120 anni di storia del cinema. Ecco perché sta girando su pellicola. È interessante perché adesso che abbiamo questa possibilità, questa nuova
nuova tecnologia, in realtà tanti si concentrano sulla vecchia pellicola, quando poi tutto deve comunque essere convertito, montato, gli effetti vengono fatti tutti in digitale, il film verrà proiettato in digitale. Abbiamo un nuovo mezzo, quello digitale, però continuiamo a tornare a quello che ci piace e che ci ricorda quello che è passato, i vecchi film. È un po' come con le auto, no? Uno può avere un'auto bellissima, però in realtà ci si innamora delle Ferrari, delle Citroen di un tempo, delle macchine tradizionali. Adesso abbiamo macchine che potenzialmente possono farci volare, però tutto sommato non ci dispiace l'idea di avere una macchina bella e comoda che ci permette di andare in giro come sempre. Lo stesso vale per il cinema. Adesso che abbiamo una nuova tecnologia, non la utilizziamo veramente al meglio, perché continuiamo a fare come hanno fatto i nostri predecessori. Prima o poi qualcuno si renderà però conto che questa tecnologia permetterà al cinema di volare. Se non sarete voi, e probabilmente sarà qualcuno di voi, saranno sicuramente i vostri figli. Con ragione c'è questa grossa passione nei confronti del vecchio cinema. Molto spesso mi si chiede quali sono i 10 film più belli che io abbia mai visto. Io trovo che sia davvero una domanda ridicola, perché i film bellissimi sono facilmente 1000, 2000, probabilmente sono i più bei film che io abbia mai visto, senza contare i 30 capolavori già quando il film era ancora muto. Quindi c'è questa idea di innamorarsi della tradizione e di essere quindi esitanti di fronte alla possibilità di utilizzare una nuova tecnologia, ma sicuramente si farà. So, let's discuss a little bit writing, because if we look at writing, it didn't involve a lot of technology, obviously. If we talk about the evolution of the novel, let's talk about that, which is what took place maybe the last 400 years. We know originally some of the very first writings that qualified to begin perhaps was Don Quixote, Cervantes, perhaps, what was the famous Italian piece, Promessi, Sposi Promessi? Manzoni. That was very much inspired by Sir Walter Scott, who was an English novelist who wrote Ivanhoe. So writing, and then there was Goethe who wrote Elective Affinities, which was a very interesting novel, if I may call it. But then the novel began to change. And what sort of changes did we see? We saw originally a story was told with a sort of a storyteller. And then the writers began to experiment with point of view. I know, say, Tolstoy began to experiment where one chapter was the point of view of Anna Karenina, and the other chapter was the point of view of her husband, and then the other chapter was the point of view of the lover. And that was an innovation working. And then there were people who began to experiment with the stream of consciousness, let's say, Virginia Woolf and James Joyce. And so just even in a form that didn't involve technology, the novel was beginning to become very, throughout modern times, much more adventurous. So there's plenty of room for innovation even when it doesn't involve technology. In the case of the cinema, because it does involve also, how will that evolve? Well, there's much to learn, say, from the gaming industry, where people are playing games connected by the internet. So perhaps there could be filmmakers who collaborate together in that manner, and films that are made with sort of a gaming sensibility of international collaboration. That's never been possible before. You couldn't send your movie across some collaborative medium and work together. Another way it could go is what I'm interested in, what I call live cinema. Live cinema is not live television. Cinema is shot-based at the essence. It works, you have a shot and you put it together with another shot, and it's this collision of these shots
that eventually make the magic. So live television is coverage based. In other words, you have in a typical live television production, you have characters and you have zoom lenses that are shooting all the close-ups or various shots. That's a very different than coverage-based live television. It's very different than what I call live cinema, because live cinema is more you're going from this shot to that shot to that shot in real time, and it's possible to do with the technological advances that come from sports. Because the way they have learned to shoot a sporting event, a soccer game, has many facilities which if you try to make a live movie, and I mean a movie, when you turn on a television and you're looking at the newscaster or this production or this soap opera, and then you get a movie, you know in 5 seconds it's a movie. It doesn't take any time at all. Why? Because it is a total different animal. It first of all, it looks different, and it works by shots cutting together in a cinematic way. So one of the possible futures of this new digital cinema is that it would be possible for me, say, or an artist you admire to make a film that is a film. It's not a television play. It looks and behaves and is shot-based, and yet it is happening while you watch. What a thrill, because that is the question of performance. In the old days, I'll go ahead. Okay. Once I get on this subject, I can talk a lot. Quando parto è difficile fermarmi. Vediamo un attimino la sceneggiatura, dove in tutto sommato la tecnologia non è particolarmente implicata. Il romanzo, per esempio, negli ultimi 400 anni si è evoluto tantissimo e tutto sommato romanzo significa scrivere, è un lavoro molto simile a quello che fa lo sceneggiatore. All'inizio abbiamo avuto Don Quixote di Cervantes, piuttosto che Promessi Sposi di Manzoni, tra l'altro Manzoni ha tratto la storia probabilmente da Sir Walter Scott, un inglese. Poi le affinità elettive e nel tempo il romanzo è cambiato in modo significativo. Inizialmente c'era una narrazione e poi sono arrivati scrittori che hanno cominciato a raccontare diversi punti di vista, per esempio Tolstoy che in un capitolo parla dal punto di vista di Anna Karenina, in un altro dal punto di vista del marito, in un altro ancora dal punto di vista dell'amante. E questa è stata un'innovazione significativa e ci sono stati tantissimi altri esperimenti poi con per esempio Virginia Woolf o James Joyce, dove la tecnologia in tutto sommato non c'entrava nulla, però rendeva il romanzo qualche cosa, tutte queste innovazioni hanno reso il romanzo qualcosa di molto più avventuroso. Che ha portato a nuovi spazi di innovazione e il cinema, dove è coinvolta invece la tecnologia, può imparare molto in questo senso. Per esempio in futuro il cinema potrebbe collaborare con il settore del gaming, dei giochi via internet, potrebbe essere interessante vedere una collaborazione tra cineasti e chi si occupa appunto dello sviluppo dei giochi su internet. Ci potranno essere collaborazioni internazionali in campo cinematografico, cosa che è stata assolutamente impossibile fino ad ora. Non era possibile inviare un film e poterci collaborare a livello internazionale. Adesso l'ho diventato. E il film che invece possibile futuro che invece interessa a me è quello del che io chiamo live cinema, cioè il cinema dal vivo. Questo mi interessa e non sto parlando di qualcosa di simile alla televisione dal vivo, perché il cinema è qualcosa di diverso dalla televisione. Il cinema è rappresentato da una serie di immagini, c'è un'immagine seguita da un altro e da un'altra e alla fine si arriva ad una collisione di immagini che portano al film. La TV live, la TV di coverage, una produzione tipica può essere quella dove hai l'immagine di una persona che fa determinate cose nel corso della giornata e poi si zooma sulla sua vita in un periodo particolare o in un momento particolare. Ma nel cinema è diverso, nel cinema dal vivo potremmo avere tutte le immagini sempre e comunque in tempo reale. Questo potrebbe essere interessante anche perché potrebbero essere sfruttate diverse tecnologie che si sono sviluppate moltissimo grazie alle registrazioni, soprattutto nel campo sportivo e in particolar modo nel campo del calcio. E
Se notate, se accendete la TV, se vedete le notizie, una soap opera piuttosto che una serie, sono sempre qualcosa di diverso dal film. Il film si riconosce nel giro di 5 secondi perché si tratta di un animale diverso, perché c'è un qualche cosa di cinematico che lo rende distinguibile da qualsiasi altra cosa. E nel digitale saranno possibili cose molto interessanti, perché sarà possibile molto probabilmente fare un film che sembri veramente un film, ma che in realtà è live. Sarà bellissimo, perché lì sarà importante vedere qual è la performance. So, excuse me, when I was discussing the novel, I left out between Tolstoy and Dostoevsky, and I jumped to James Joyce. There was, in the middle there is Flaubert. Ah, mi sono dimenticato Flaubert, ho parlato Flaubert, di Tolstoy, e poi sono passato a Joyce. The Abbey Prevost, there's a whole period of innovation in the novel. My point is that even when technology isn't a catalyst, even so, in just something like writing, there are many opportunities to turn it on its head. So now, with the added facility of the technology, it is really possible to turn cinema on its head, because now it can fly. It can fly through the air and connect the world. It's very interesting. È molto interessante, perché mi sono appunto dimenticato, citavo Tolstoy e mi sono dimenticato di Flaubert. Anche quello è stato un periodo davvero molto interessante di sviluppo e di innovazione nell'ambito del romanzo. Ma come dicevo, tutto questo per dire che la tecnologia non è necessariamente il catalizzatore, però nel cinema sarà un'opportunità, una grande opportunità di cambiamento. La tecnologia permetterà al cinema, secondo me, di cambiare in modo davvero radicale e di volare anche in modo letterale, perché il cinema potrà muoversi a livello internazionale, spostandosi e consentendo la comunicazione a livello globale. La domanda, eccola. Hi. My name is Aislinn Murray. I'm a student at Syracuse University. My main question is not about cinematography, even though that's what I have a passion for. It's mainly about what you said about how the main element of a story is about characters and writing and the actors. And for me, cinematography is more about a perspective. I'm showing the audience what they need to believe, what they need to see. And in a world where technology is so prevalent and I feel like I'm being shown a million perspectives, this is my first time out of the country, actually, and I've seen a new perspective for myself. That's very interesting to how I could possibly tell my stories. It's more personal. So when I see films like Apocalypse Now or The Godfather, and you talk about your experience growing up, what is your advice to me and to other college students that may reflect how we can find our own individual perspective in a world where we constantly are being shown other perspectives? Qual è il consiglio che mi può dare per trovare una mia prospettiva? Perché possiamo parlare di film come Apocalypse Now piuttosto che La Conversazione, però quella era la sua prospettiva. Quale potrebbe essere il consiglio per creare una nostra prospettiva in un film che è appunto dominato dalla tecnologia oggi? Well, you know, at first it really comes down to what you want. Do you want to be a filmmaker? A cinematographer. Well, as a cinematographer, it means you must work within some sort of a group that needs a cinematographer, and of course, the key to me in to any art is that it must be personal. I mean, for any of us to be born, it took having these two gametes, the sperm and the egg of our parents, and each one of you here, including you, is a million to one chance that you would have been born, which means you are totally unique. There's not another person like you in the world, really. And therefore, as an artist, in your work, the cinematographer, your first resource is yourself, your personal feelings. And it's interesting because, you know, in many cases, people, well, I want to be like a film director who is part of the industry, and I have a profession and I can make a living. And that's, of course, a very good wish, but can you make your work be personal? That's the key. What I always told my children, and we talked before of how everyone in my family are making film, but they all learned that
there's only one way to go, and that is for you to make what's in your heart and is unique to you. Sure, you can be a craftsman, and in your field you can work with many collaborators, but somehow as you do your work, if you use as your prime resource those instincts and intuitions that haven't been beaten out of you through education. I mean, have you ever seen a picture by a two-year-old that wasn't beautiful? I never have. And yet by the time they're six or seven, they can't do it anymore. What is lost? The Greek philosopher Epicurus says that to survive our education and religion, we lose what was really unique about us. So my advice to your question for advice is, of course, you develop all of the technology and your ability and your confidence, but make your work personal, because then there can't be another one like you and you become unique. Beh, certo il tuo lavoro prevederà lavorare in gruppo, però la chiave è proprio essere personale. Siamo tutti nati da due gameti, siamo tutti assolutamente unici e come artista quelle sono le tue risorse, cioè sai che devi fare qualche cosa di tuo, di assolutamente tuo e personale, che si basi sui tuoi sentimenti e su quello che sei. Molto spesso la gente dice mi piacerebbe fare una cosa come simile a come ha fatto quel regista piuttosto che quell'altro, però è fondamentale invece essere personale. Una cosa che ho ripetuto sempre ai miei figli, abbiamo parlato precedentemente del fatto che i miei figli appunto hanno seguito la tradizione, sono tutti sono registi, però hanno tutti fatto qualche cosa di personale, qualche cosa che veniva dal loro cuore, certo con tante collaborazioni, perché questo è necessario, però le risorse devono essere le tue, le intuizioni e l'istinto deve essere tuo, e questo è un po' quello che è difficile, perché è l'istruzione che ci cancella questi istinti, che ci cancella queste intuizioni. Non so se mi è mai capitato di vedere la foto di un bambino di 3 anni, è sempre bellissima, non c'è eccezione. Quando ha 6-7 anni già le cose cambiano. Ecco, bisogna cercare, come diceva Epicuro, di cancellare tutto quello che ci insegnano l'istruzione e la religione e di ritornare ad essere unici. Allora cerchiamo uno studente di 3 anni per la prossima domanda. Non so se lo troviamo. Hi. So while you were talking about the several elements that we could talk about, I thought about a bunch of questions that I would like to do to you, to make. But anyway, I'm going to try to keep it short. And maybe if you could give examples when you're giving the response. I was wondering about if you have a specific method on thinking how a scene should be particularly filmed. I know that each scene demands a different way, but I was wondering if you could talk a little bit about your process and a little bit of how your initial ideas develop. Like, you have an initial idea for a film, and eventually how do they become a script? Allora, mi sono venute in mente tantissime domande e mi piacerebbe farle tutte, sarò breve però, mi piacerebbe che possibilmente venissero fatti degli esempi nel dare risposta. Il suo metodo di filmare una scena, so che ci saranno milioni di metodi diversi, però se c'è un metodo particolare che lei usa per filmare una scena, qual è il suo processo, quindi, e poi tutto parte da un'idea, ma come si fa a trasformare quell'idea in una vera e propria sceneggiatura? Well, I think that sometimes the best ideas are what just start out as a hunch or an itch or an irritation. And when that happens, you don't know where it could go. I have a technique when I have a first thought. I just write something down, a paragraph, and then I forget it. When you put it on a few words on paper, what this hunch is, it's not an idea yet, and then you just put it and forget it, what happens is that it's like being in an oven, and the next time you pull it out and look at it, it's totally different, and it's changed, it's evolved. Of course, it hasn't, because you wrote it down, but you have.
So use your, you, don't be afraid of something that's just a, it's not a script, it's not a story, you can't sell it, no studio will do it, it doesn't matter. It's just something that you feel. And allow it to grow in the oven of your subconscious, because when as you take it out, it will be more developed each time you look, and eventually that can take you on a journey into really a beautiful idea, because it really comes out of you. I could talk more, but then she's going to do it, and I want to answer everyone. Beh, le migliori idee vengono da una sorta di qualcosa che ti succede, una piccola irritazione, una piccola curiosità, e non sai dove andranno. Io in genere quello che faccio con queste cose che mi succedono, che non posso neanche chiamare idee, è che scrivo magari solo un paragrafo, scrivo qualcosa e poi lo lascio lì, lo lascio su carta, e non è ancora un'idea, è semplicemente un qualche cosa che mi ha colpito. Succede che lasciandola lì però è come mettere qualcosa nel forno, nel tempo cambia, o magari non cambia perché l'hai scritta nero su bianco, però nel frattempo sei cambiato tu. E quindi non spaventatevi, anche se si tratta di due righe, scrivetele, scrivete quello che sentite, perché poi rimanendo lì finiranno nel forno del subconscio e si modificheranno e potranno portare ad un viaggio in alcuni casi estremamente interessante. Domani sera in Piazza Maggiore vedremo Apocalypse Now Final Cut. Sono passati 40 anni dalla prima uscita del film a Cannes, c'ero in prima fila, e volevo capire perché ha sentito il bisogno di cambiare, di rimontare questo film. L'ha fatto una volta nel 2009, nel 2001 con Apocalypse Now Redux, e poi l'ha rifatto adesso. Ma soprattutto, che cosa le ha insegnato girare Apocalypse Now? Che non bisogna mai fidarsi della prima versione, forse? Well, Apocalypse Now was really the first film that really tried to make a war film based on the Vietnamese War. Other films came out before, Deer Hunter came out before, but that was because we had so much footage and the editing took so long that when we came out, some other films had already come out. But Apocalypse Now pretty much took me on a journey and became more surrealistic and more strange than I was planning it to be. That was partially because the war itself was a strange war. And usually war films were sort of East Coast phenomenon. Usually there was a guy from Brooklyn in the war movie, and there was a sort of East Coast sensibility. Vietnam was more a West Coast sensibility. It was about surfing and drugs and blonde-haired boys who were sent over there and brought their rock and roll music and their behavior. And so the war was very surreal. And you know, when you make a film, the film is sort of making itself, and you're seeing things and saying, oh, let's do more of that, let's do more of that. And suddenly, as I was making the film, all the red and pink and purple smoke was, I'm saying, let's do more purple smoke, let's do more. And little by little, the film was becoming, as we went up the river, was becoming more and more surreal. And so surreal, in fact, that I knew the ending that the script had was not possible, because it was a traditional World War II ending where there's a big battle. And I knew it needed something stranger, and I didn't know what that was. So the point is that when the film came out, before the film came out, there were lots of articles about how Apocalypse Now was a mess, it was never going to come out, it was not going to be finished, it was a nightmare, I had gone crazy. And I was so frustrated with all of this press reporting that I thought I would take it to Cannes and show it unfinished. I thought the best thing I could do would be just show it in the condition it was. And so when we went to Cannes,
we called it a work in progress. Yes, I know. I think that's the way Joyce released Finnegan's Wake, a work in progress. So I was serious. It was a work in progress. And we did it only to stop the gossip and to stop the speculation that it would never be finished. And much to my surprise, we won the Palme d'Or sharing it with Volker Schlerndorff. And I was amazed, but it did stop the gossip. And now we were getting ready to finish it and release it. And many of the distributors who had put up the money along with me, when they saw the film, you get always what you hear. It's too long and it's too weird. So I thought, well, what am I going to do? Because, you know, everything I had was in that film, and I owed, I don't know how many, I owed, I think, $20 million. I didn't have $20 million. I owed $20 million, and in those days, interest was 27%. People don't remember, but it was true. So I was in terrible shape, and I said to my crew, what are we going to do now that the distributors think it's too weird? And so we really went and we cut out whatever we could cut out, and made it shorter, and we made it less weird. We cut out some of the weirder stuff. And it came out, and I was scared stiff, to be honest with you. But little by little, the picture didn't go away. It got very mixed reaction, but people kept going to see it. And go that much. Apocalypse Now è stato in realtà il primo film di guerra della guerra del Vietnam, perché in realtà Il Cacciatore è uscito prima di Apocalypse Now, ma semplicemente perché noi avevamo tantissima roba e avevamo avuto grosse difficoltà con il montaggio. E Apocalypse Now è un viaggio strano, un viaggio un po' più surreale, più strano di quanto pensassi io quando ho iniziato. Però la guerra è sempre strana. D'altro canto, però, la guerra è strana, ma c'era una versione della guerra un pochettino East Coast americana, mentre questa era la prima volta che la guerra del Vietnam era più una guerra che aveva coinvolto la costa occidentale. In Vietnam ci andavano i surfisti, quelli che in America prendevano droghe, erano appassionati di musica e di rock and roll, e quindi la guerra era effettivamente qualcosa di assolutamente surreale. E poi il film ha cominciato un pochettino a farsi da solo. Mentre giravamo il film io dicevo ma mi piace un pochettino più di questo, un pochettino più di quello, piuttosto che, non so, muovendoci sul fiume con questi fumi rosa, rossi, viola, ho cominciato a dire sì, mi piace questo, un pochettino più di questo, ed è diventato sempre più surreale fino a risultare una cosa veramente molto strana. Dovevamo in un modo o nell'altro finirlo, ma sembrava impossibile. Avrebbe potuto concludersi con la classica battaglia da fine della seconda guerra mondiale, della prima guerra mondiale, ma in realtà non sapevo che cosa fare, perché mi sembrava assurdo finirlo così, visto che si trattava effettivamente di un film particolare. Prima ancora che uscisse sono usciti diversi articoli che denigravano Apocalypse Now, dicendo che era un disastro, che non sarebbe mai uscito, e io effettivamente ero parecchio frustrato in quel periodo. E quindi, quando si è trattato di andare a Cannes, abbiamo detto beh, mostriamolo non finito. Se lo dobbiamo mostrare, mostriamolo come lavoro in corso. Tutto sommato anche Finnegan's Wake di Joyce era lavoro in corso, quindi. Ed è stato così, lo abbiamo mostrato, e in questo modo col tentativo di bloccare un pochettino tutte le speculazioni della stampa. Ed è stata una sorpresa, perché abbiamo vinto ex aequo la Palma d'Oro, e dopo quello abbiamo pensato adesso trattasi di finirlo. I distributori però, che avevano investito parecchio con me, dicevano è troppo lungo, è troppo strano, e a quel punto mi sono chiesto io adesso che cosa faccio, perché era tutto lì, ma noi, io e il mio crew, dovevamo circa 20 milioni di dollari, quindi una cifra pazzesca che io non avevo da nessuna parte. E tra l'altro allora, anche se adesso la gente non se lo ricorda più, gli interessi erano del 27%, quindi ero nel panico. E abbiamo cominciato a tagliare parecchio per rendere il film più breve e meno strano. E alla fine è uscito così. Più che altro per paura, perché io ero terrorizzato. Poi le reazioni sono state miste, ma la gente ha cominciato ad andare a vederlo ed è andata a vederlo sempre di più. Quindi alla fine è stato un successo, però ci sono stati tanti tagli.
So little by little we survived, and the movie went into, was shown, and once I was in England a few years later, and on television they were going to show Apocalypse Now. And I always liked the beginning, so I thought I'd watch the beginning and then I would not watch it. But I watched the whole thing, and I realized that much had changed in those 2 years, and now I felt the movie didn't seem so weird to me. And that's something about art. What is considered avant-garde usually a few years later begins to be on people's houses, and then it becomes the wallpaper in their house. So Apocalypse 2 or 3 years later didn't seem so weird. And lots of people said, oh, why don't you, the distributor, in fact, why don't you put everything back that where you cut out because you shot so much? So we decided, I said, okay, and we went through it and we just put everything back that we, not only that we had cut out, but scenes that never made it in the picture because there was so much. And that came out as a version called Apocalypse Now Redux. And it was about 40, 50 minutes longer, and it was really long, and it was successful. People, when it was released in theaters, and recently they said to me, oh, it's going to be the 40-year anniversary. We're going to show it in, celebrate this anniversary. And I thought, well, the first version that came out originally was cut too short, and it always annoyed me that good things were taken out, little things, you know. And then Apocalypse Redux was almost 54 minutes longer, and it was too long. So it's like the fairy tale. I wanted one that was just right. And I looked at it, and I decided to please myself and make a version that had certainly all the awkward things that were put back and had a few essential sequences that I felt made the film better. I liked that it had something of the French presence in Vietnam. That was cut out totally. But it didn't have everything that the Redux version had, so it was it wasn't so long. And that was shown at the Tribeca Festival, and that's why there is this new version, which we're going to share with you. And I think it's the best version because it's not too short, and it's not too long, and it has everything that I think is important. Allora, il film, come dicevo, è sopravvissuto e noi siamo sopravvissuti. E qualche anno più tardi, un paio d'anni dopo, sono andato in Inghilterra e ho visto alla TV Apocalypse Now. Ho pensato, beh, vedo l'inizio perché l'inizio mi piace. E poi in realtà l'ho visto tutto e mi sono detto, strano però, perché non sembra più così strano questo film. Perché le cose nel giro di 2 anni erano cambiate. È un po' come l'arte, l'avanguardia, no? Uno prende un quadro e pensa di avere qualcosa di incredibile in casa, qualche anno più tardi diventa carta da parato. Era successa la stessa cosa con il film. E quindi 2 o 3 anni dopo il distributore stesso mi ha contattato e mi ha detto, beh, ma abbiamo girato così tanto, perché non proviamo a rimettere tutte le scene che abbiamo girato? E così abbiamo fatto con la versione di Apocalypse Now Redux. Abbiamo inserito tutte le scene che non erano state inserite nella prima versione di Cannes, e il film è risultato comunque un successo. Sono andati molti a vederlo, sono andati molti al cinema, ma era di 40-50 minuti più lungo, quindi parecchio lungo. 40 anni più tardi mi hanno detto, beh, bisogna celebrare a 40 anni dall'uscita del film, quindi la prima versione era troppo breve e secondo me c'erano delle piccole cose, se volete, ma delle piccole cose che mancavano. La seconda versione, Apocalypse Now Redux, era di 54 minuti più lunga, e quindi una versione troppo lunga, e quindi come nelle favole ho pensato, adesso con la terza versione voglio la cosa giusta, la cosa che davvero funzioni. E con questa versione abbiamo inserito tutto quello che era troppo strano allora e che invece a me piaceva, e alcune scene che ritengo davvero essenziali, come per esempio qualche cosa che riguarda la presenza francese in Vietnam, che era stata completamente tagliata nella prima versione, che si è vista tutta nella seconda, ma che adesso appunto secondo me è nella sua versione migliore. L'abbiamo mostrato al Tribeca Festival e è un piacere per me poterlo condividere con voi domani sera, e secondo me è la versione più bella. Also, in addition, certain technical things became possible to make the sound more spectacular, and a lot of technology
recently improving sound and 4K and stuff, so the picture also looks and sounds really beautifully, so that's also a factor. E anche dal punto di vista tecnologico è interessante, perché davvero ci permette, la tecnologia ci permette di fare cose abbastanza spettacolari, soprattutto nel sonoro, la musica, ma anche le immagini del film saranno veramente molto molto belle, colpiscono, sono spettacolari. E vedo che la fila si ingrossa, ma prima o poi dovremo anche andare a casa. Tra l'altro il Cinema Ritrovato ha un programma ancora molto intenso questa sera, quindi io credo che riusciremo a fare tre domande. Let's do an experiment. Try to ask your question short and I'll try to answer short. We'll get everyone. Uno dopo l'altro, domanda breve, risposta breve. No. I'm very nervous and I'm not a native speaker, so I'll try to sum it up as best as I can. So since I dream of becoming a film director, one of the things that I'm currently struggling most is how to direct my actors, how to get the best out of my actors. And that's something I wanted to ask you. What is your best advice to do that? Okay. Migliore consiglio per far agire gli attori nel modo migliore possibile. The first thing to realize that regarding actors, the director is just a coach. The actor does the beautiful work. And the actor is a difficult situation, because if you're playing the cello, you have a cello between you and the audience. The actor is the cello. So it's very difficult to act. And so the director is there to just be helpful to him, and the actor should know that the director is going to maybe is thinking about what can I suggest that will make it click for him. A quick story in French Connection, Gene Hackman said to me that he was really, didn't know his character at all. And one morning he didn't know what he was doing, and he went to the coffee and he took a donut and he dipped it in the coffee, took a bite and he threw the donut away. And a voice said, "That's him." And that was the director, Bill Friedkin. And Hackman said, "That's all I needed, because then I knew who he was." So in summation, my question is that realize that those people say, "Oh, you got a great performance out of the actor." That's not true. No director gets a great performance. The actor gives the performance and the director is just there to encourage him. Anzitutto l'attore è attore, il regista è soltanto l'allenatore, per così dire, il coach, è l'attore che fa il lavoro. E tra l'altro l'attore non è come il violoncellista che ha il violoncello tra sé e il pubblico, è il violoncello stesso, e quindi il regista deve essere lì solo per aiutare, per pensare a possibili suggerimenti. In French Connection Gene Hackman, per esempio, non sapeva come gestire il proprio personaggio, e lo abbiamo risolto praticamente la mattina seguente, mentre lui, bevendosi un caffè, ha pucciato il donut, la brioche nel caffè, ha mangiato un pezzo e poi l'ha buttato via, e in quel modo ha capito quale doveva essere il suo personaggio. Beh, insomma, tanta gente dice: "Ah, caspita, sei riuscito a far fare una performance strepitosa a quell'attore." Non è vero, il regista non riesce a far fare nessuna performance all'attore, è l'attore al quale deve cliccare qualcosa e che deve dare il proprio meglio. One more thing, my teacher taught me always to sit next to the camera, right there next to the camera, where even though there's television, don't go a mile away, be right there. Why? Not only because you can see good, but so the actor can see you're there, because they're doing it for you. E poi un altro consiglio: esserci sempre, essere sempre accanto alla camera, perché indipendentemente da dove si trova la camera, non devi andartene via a passeggiare, perché innanzitutto perché tu riesci a vedere meglio, ma poi perché l'attore vede te e tutto sommato sta facendolo per te quello che sta facendo. Hello, Francis. I'm Amir from Sweden, and I recently read The Heart of Darkness, and I always admire when
classic literature is spiritually adapted into film. And I'm asking to you, how did you decide what to keep and what to leave out when you made Apocalypse Now? Because Apocalypse Now, that sort of surreal thing, is very connected to the novel, I would say. Well, you know, about what to take out and what to leave in. Be comfortable to take anything you want out. Just take it out and throw it on the floor. Because when you pull out the scenes and you throw them on the floor, they are on the floor saying, put me back in, put me back in. And eventually, some of them stop. And some keep saying, put me back in, and they never stop. So you put those one back in, and the ones that stop, you forget. Il consiglio è cosa lasciare e cosa tenere. Beh, quello che non ti piace buttalo via tutto, buttalo per terra come se fossero dei fogli vecchi, poi saranno loro i fogli a ridirti, ma perché non mi riprendi, perché non mi riprendi? Quelli li si riprende, si ributteranno, li si riprenderanno, alcuni rimarranno per terra per sempre, però non aver paura di buttare via ed eventualmente di recuperare. Io devo farla in italiano perché non so bene parlare inglese. Non è una colpa. Io, visto che ha parlato di tecnologia, volevo chiedere, anche perché ha parlato di il cinema in relazione ai videogiochi, volevo chiedere cosa pensa, signor Coppola, del virtual reality, che si sta prendendo una parte di quello che potrebbe essere il cinema futuro. E quando il quadro dell'immagine, a cui per esempio io sono affezionatissimo, anche il 4/3 che chiude l'immagine e la cattura, che è una cosa che di cui il cinema si fa una forza perché può decidere cosa inquadrare, andrà a scontrarsi con la realtà del virtual reality, che invece è lo spettatore che può decidere cosa guardare. E questa è la mia domanda. Cosa ne pensa, insomma? Però virtual reality. Virtual reality. And the question is, the question is... I can't hear with the mic. Sorry. I hear you better. I hear you better without the microphone. Okay. What do you think about the virtual reality? Like the lo spettatore? The spectator. The spectator. Vede quello che vuole lui. Cioè, insomma, non è più un regista a poter decidere quasi sempre cosa far vedere allo spettatore, ma è lo spettatore che a certe volte può decidere cosa vedere. Well, it sounds good. I think you should do it. Mi sembra interessante, facciamolo. Avanti. I hear you better if you don't talk so loud in the phone. Chiede gentilmente di tenere il microfono really... un po' più lontano perché vi sente meglio, non proprio davanti alla bocca. Okay. Buonasera. Volevo chiedere fare una domanda più specifica per quanto riguarda il rapporto tra regista e attore. Chiedere innanzitutto il legame che si è creato tra lei e Al Pacino quando è stato realizzato Il Padrino, perché gli studios ad esempio non lo volevano, lei invece ha intravisto la grandezza di quest'attore. E più Okay. I come from theater. I was a theater student. So when we did theater, we always rehearsed. And the rehearsal period is a very creative time, a wonderful time. Movies don't like to rehearse, or if they rehearse, they take you to the location so you see where it's going to be. But I always ask for at least 5 days of just rehearsal, and it's not to read the script over and over, it's to do things with the actors to sort of work them throughout, to give them, give their relationship memories. So it's a time where you do improvisations, you play theater games, you get to know the actor and one rule is that they must always, during the rehearsal, be in character. In other words, you can't say, oh, my character likes this, my character likes that. You say, I like this, I like that. And you know, it's very tiring to be someone else for 8 hours. And eventually, so much work is done without reading the script, but with doing, like if it's a husband and wife, a real husband and wife have many memories. When I first met her,
when we first argued, when she left me, all those are memories. The actors don't have those memories. So you can, through improvisation, help the actors by saying, okay, here's where you first met your wife. There are many tricks you do when you do rehearsal that gets, I always thought it gets the actor to the point where they become the character. Once they become the character, then it's easy to direct them because you can say, okay, go and buy some ice cream, and they go in character and buy the ice cream. And then recently I had an incredible realization. The actor doesn't become the character. The reverse happens. The character becomes the actor because it's the actor has the flesh and blood and the feeling and is human. The actor is like a phantom that inhabits them, and you invite them to do that through this work in rehearsal. And that's my approach. Io sono stato uno studente di teatro e quindi mi piacciono le prove, ritengo che sia sempre un periodo creativo quello delle prove, mentre nel film molto spesso le prove non si fanno, ti portano a vedere la location al massimo, e invece io dedico sempre 5 giorni alle prove, e non si tratta tanto di rileggere la sceneggiatura, ma fare con gli attori delle cose, creare un rapporto con gli attori, permettere loro di improvvisare, permettere a te stesso di conoscerli meglio, fare esercizi di teatro, a un personaggio, puoi dire al personaggio piace questo o quello, però devi diventare quel personaggio prima che ti piaccia questo o quello. Nel caso per esempio di una coppia che deve appunto girare un film, un uomo e una donna in una coppia si conoscono, hanno delle memorie, hanno litigato, mentre un attore questa esperienza non l'ha avuta, e allora durante le fasi di improvvisazione, durante le prove, il regista li può aiutare attraverso diversi trucchetti, facendo in modo che l'attore alla fine diventi il personaggio, e a quel punto diventa facile per il regista dirigerlo, appunto, per sentirgli di sentirsi nel personaggio, quando poi gli si dirà vai a comprare il gelato, andrà a comprare il gelato sentendosi nel personaggio. Quindi l'attore diventa personaggio, ma la cosa ancora più interessante è che poi in ultima analisi è il personaggio a diventare l'attore, perché l'attore è la persona in carne ed ossa che poi ti serve per il film, e questo fantasma del personaggio si trasforma nell'attore che tu riesci a dirigere. And another tip, whenever you do improvisations, always try to do them around something sensual, another preparing food, real food, or eating food, or dancing, or something that has a sensual component, because those improvisations tend to be more memorable and the actor really gains from them. E poi un'altra cosa, quando si fanno le improvvisazioni, che sia qualche cosa di reale e di sensuale, che sia preparare del cibo, mangiare del cibo, qualche cosa di reale che sia più memorabile per chi fa quell'improvvisazione, perché l'autore potrà giovarne di più. Hi, my name is Alejandra. I just graduated university in... Less microphone. I just graduated university in California, and I would like advice on how to balance between having a job in the industry while also pursuing your own projects. I would like to be a screenwriter, so I would like advice on, you know, being mentored while also still. I got it. Consiglio, vorrei fare la sceneggiatrice, ma vorrei anche lavorare e avere un posto in questo settore, nell'industria cinematografica. Come far convivere le due cose? What time of day do you do your best work? At night. When? In quale night? Momento della giornata lavori al meglio? At night? Mm-hmm. All right, when you choose when you do your best work, even though you're working a job, then always make time late at night where you go for 2 hours, 3 hours, and do your personal work. I do it early in the morning, so I get up very early, I do all my personal work, and then I basically can do whatever I want. So make the time to have your personal work, and do it at a time when you're comfortable. I like it in the morning because no one's hurt my feelings yet. Mm-hmm.
dai una tempistica al tuo lavoro, cioè cerca di capire qual è il momento migliore in cui ti senti al meglio per lavorare, dedica 2 o 3 ore al lavoro personale anche se per il resto della giornata stai facendo qualcos'altro. Io lavoro prestissimo al mattino perché è il momento in cui nessuno mi ha ancora rotto le scatole. How much of it all do you think about audience experience during the filmmaking process? Think about what? Audience experience. Well, l'esperienza del pubblico. Yeah. I think that film students, the first year, they should have nothing to do with cameras and movies. I think they should do one-act plays. Why? One-act play is usually you can do it with 2 or 3 characters. You can get friends. One-act play is cheap. You can just, and if you get 3 colleagues who all do a one-act play, you can have an evening of one-act plays. And you get an immediate reaction from the audience. Whereas when you make a film, you have to wait to edit it, and then you get it, and 6 months goes by before you know. But by working with one-act plays, either there's a great collection of one-act plays. Every major playwright has written a bunch of wonderful one-act plays, or you can write your own one-act play. But then it's just you, the writing, and the actors. And an audience, and that audience is who you're making it for, so it's good to get their reaction right away. So that's what I would recommend. Do one act plays for a while and see what you learn. Io consiglierei delle cose molto brevi, gli one act play, perché per il primo anno gli studenti non dovrebbero vedere telecamere, non dovrebbero cercare di fare film, ma piuttosto fare queste cose molto brevi con 2 o 3 personaggi, tra l'altro appunto che costano anche relativamente poco, perché possono avere immediatamente la reazione di un pubblico, anche un pubblico di amici. Non ha senso cominciare subito con il tentativo di creare un film che durerà un minimo 6 mesi. Fare tante di queste cose, cominciare come sceneggiatore per trovare immediatamente un pubblico e vedere quali sono le reazioni. Consiglio questo. Grazie maestro. I'm going to try and take my cue from the translator who talks really fast tonight. Bravo. My question is, because you're somebody who has not just pushed the boundaries of artistry in the movies, take it away a bit. Yeah, I hear you better without that. Okay. But also tried to push the economics of it and see different ways it can work. What would you recommend for us, strategies generationally, that we might be able to try to change the way the business is moving? Because the business is really, as we all know, moving away from serious storytelling. We're moving more toward the cinema of attraction. And the generation of more us guys... More towards what? More toward? Towards a cinema of attraction, towards franchise films, meme culture. How do we make our apocalypse every subject in the culture today, entertainment, art, food, is all about how whoever's doing it can make a lot of money. So they give you bad food that not only is not only not good food, but also is bad for you. It promotes diabetes, promotes obesity, promotes all these things. So you have to accept that if someone's selling it, then they get you on pharmaceuticals for the rest of your life because they sold you. It's the same with entertainment. They're giving you, in the commercial film business, they're basically giving you the same movie over and over and over and over again. It's so despicable, I don't even want to talk about it. So if your work is personal, your question is, how do you get to do it? How do you... And develop the audiences who want to see it, because people don't want to see that in cinema anymore, really. The best thing is who your friends are. Your friends are the most important thing, your colleagues, the ones you sit around and talk about your dreams. They will help you on your film, and you will help them on their films. And you make a little garden of your own, and you do your work. If you don't have money, you do it as a one-act play. Because the one-act play gives you the essentials. If everybody today has an iPhone, you can make a beautiful movie on an iPhone. They have editing systems. But keep it within your colleagues and your people who share your dream. Don't worry about that other stuff. Eventually those, I don't know what to say about all of these industries giving the public such bad stuff at least you give the public some value. They don't even give that anymore. Maybe the gardens will grow bigger over time. Yeah. Well, you'll change it. That's the idea. If you it all starts out as a group of friends who have a dream together, and then they become, before you know it, there's an influence that happens.
Che cosa fare per riportare la gente al cinema sostanzialmente? Beh, lui risponde dicendo che la strategia si sta muovendo verso il film. How many people have questions? Quante persone hanno domande? All of you come right up here. Come up all here. Venite tutti qua. They're kicking us out of the theater. Ci buttano fuori altrimenti. Dicevo molto brevemente, come in tutti i settori ci danno schifezze e poi ci danno anche how many people in the audience don't understand English? Quanti non capiscono l'inglese tra il pubblico per alzata di mano? So mostly do. Okay, we're going to speak in English. I'm sorry, but ma dobbiamo parlare inglese. Okay. What's the question? No, first of all, just give me a question. I would like to know some advices from you of about how students like us that we don't have money for our own productions or we don't have contacts in the industry. You don't need money to do one-act plays. Per gli one-act play non servono I soldi. And you don't need money to do little movies because you do it on your iPhone and you just do it with your friends. E neanche per fare dei piccoli film perché si possono fare con gli iPhone e tra gli amici. The question is, don't think of reasons why you can't do it, do it. Non pensare a motivi per cui non lo puoi fare, fallo. Oh, do you want me to use the mic or? Just ask me the question. We have 5 minutes. Right. I was just wondering for students such as myself that like have a lot of intersectional identities that. I want to hear the question. Sometimes I feel very drowned out or just like disregarded, and I was wondering what you might have to say for people like that. Well, you know, first of all, learn how to be sharp and make a point. Be specific, and I think understand that you have something great to share, and let that give you the strength to share it. And don't when you find yourself being shy and being talked over, just shout out your question or your idea. Okay? Urla le tue idee. If you are going through a writer's block, what would you? What emotions would you help pull out something, a story? Well, I think the technique of writing it down in a very clear way and then burying it in your oven. In other words, put it in your computer, say, idea in development. And then let it sit there and then read a book about something else. In other words, get your mind off of it and then open it up and you'll see clearly what you should do. Give it time. Yeah, let this subconscious work on it. Per essere creativi, dare il tempo alle cose. For a director, it's bad. Sorry, for a director. Lontano dal. Forget the microphone; it's slowing us down. For a director, it's better to do a great technical thing or tell something that is touching deeply. Più importante fare qualcosa di bello dal punto tecnico. That touches you personally. No, sempre qualcosa che ti tocca. The other kind of thing, let the studios do it. You make personal film because that's all that really matters. Okay. La dico in italiano per essere sintetica. Vai. Come fa a rappresentare il proprio punto di vista soprattutto con la troupe, perché dare il proprio punto di vista con gente che fa questo mestiere spesso non è well but you know let's explain one thing very clear. When you make a movie and you're the director and there's a crew, there isn't any person in that crew who doesn't think they can make the movie better than you. So know that, but they can't make your film, so you don't ignore them, and just continue with your idea. How can we get the film industry to incorporate stuff like audio description for like on DVD? Audio description, which is it's an audio track that describes the movie for people who are blind. It's something like captions. And what's the question? They're not incorporated on DVDs, and how do we make that happen? Well, you know, my brother did a lot of work on that. Gee, how do you make that happen? It is, most of the DVDs I see, maybe in Europe, no. That's a social political thing. In other words, that type of commentary for people who are, it's the same as like putting in wheelchair ramps. It is political. If you want to get into politics. What can we do as filmmakers to help with that?
Well, make it be in your script that's a mandatory function, that there's that track exists in the script, say that it's there, and then make sure in your film that it is. Okay, yes. You edited a lot with Walter Murch. With Walter Murch. How did you edit with him? How did you make him the movie feel? How did you work with him? Well, you know, what happens with great collaborations is you get to the point where you know what each other is thinking even without saying it. And that comes with the time of your collaborator. So, you know, those key collaborators who are your composer, your editor, your cinematographer, your scenic design, you, again, they are your friends. And so you're sharing your dreams with them and asking for them to participate in that collaboration. So I think it comes from friendship. Friendship is the most powerful good that there is. Of all the goods, the highest one is friendship. And your crew is part of that. Okay, the ones who are waiting, we'll move down here, yes. Is it necessary to have a message first in your mind to start your script writing? How do you start your story? Is it necessary to have a what in your message. Mind? Message. No, you know Sam Goldwyn said, if you want a message, send a telegram. You know, if you have some social theme or some, but better to see what you personally feel, what you feel is, in your view, what is wrong. That is your message, but you have to discover it because it's in you. It's not some what other people think, it's what you think. Yes, young lady. Yeah. Thank you. Which ideas at the origin of a film bring a director with his cinematographer to choose one kind of film, pellicola, instead of another, and how important is this choice? What makes you choose a film versus, say, digital or other media? What makes you choose to use the film rather than the digital media? Well, you know, I'm old, so I'm interested in digital. Sophia is young, so she's interested in film. Again, let's face it, there are people today who make photographs on silver hydrate plates that they make. There will always be film in the hands of some passionate individuals. But the future of cinema is digital and beyond. We don't know what is going to be possible. So probably, work in the medium you feel most comfortable in, but with a little challenge. In other words, if you don't like digital, it might be interesting for you to experiment and see what about it you don't like. Platforms of video sharing will be in future an alternative of traditional cinemas for young directors, actors to monetize and make a career in cinema. I don't know the question. Le piattaforme di video sharing come YouTube possono essere un'alternativa alle sale tradizionali in futuro per giovani registi? Definitely, that is definitely some possibility. I don't know. That's why I say gaming shows some sort of thing. I mean, you're going to collaborate with some colleague in China or in the Philippines, and you're going to do it all on the internet, and that's something digital cinema can do. It's a trap or it's a way to fight your fears, put something of your life in a screenplay? The question is, should you put something of your life? I think so, of course. That's who you are. That's what makes you different from everyone else. That's your story, you know. Usually Tennessee Williams said that you really have one or two things happen to you in your life, and all of your work is about those one or two things. Hello, Mr. Coppola. I would like an advice from a young Chessie. My question is some advice from a young Coppola as an assistant from the beginning of your career. And when did you felt you were ready to be a director, not anymore an assistant? Well, as a young person, I wanted to be a scientist, and I was very good with technology. And my father put me in many schools. I was always the new kid in school. So I would go to the theater department because they needed boys who could do lights and stuff, but that's where the girls were.
Hey there, how you doing? So I took a family trip once in California to Napa Valley and ate at the French Laundry, and your wine is absolutely brilliant. But the other question that I had is, I ironically have this copy of Tolstoy's first novel, and I wanted you to have it. Would you be able to take it for me? Well, thank you. Tolstoy said he didn't think Shakespeare. He said he was better than Shakespeare, which maybe Tolstoy was great. Yes, young lady. Hi. As an Italian-American myself, I wanted to ask how much culture and heritage should impact your work. Your culture and heritage? Your culture and heritage. Well, I mean, if it permeates you, if your culture and heritage, what is your culture and heritage? I live in Italy, but I study in America at Syracuse. I think always when two extremes come together, you get something more wonderful. That's why there's sex. Sex is about this little gamete and this little gamete coming together make a superior person. And ideas are like that too, and culture. I'm Italian-American, that's good. Technology and artistry, that's good. Anything, when dissimilar things come together, usually something beautiful happens. Hi, so I'm honored to be here. And my question is, I'm a 20-year-old girl who wants to do cinema but doesn't know where to start. I mean, I wrote a few scripts, but I don't know how to make them get to, you know, a studio or to anyone. Well, so don't think about having to get a studio, because there's a million young people who want their script to be taken. Do it with your friends. Get a group of friends together that enjoy talking about these things and experimenting either with your iPhone or with the theater thing. I really, you know, the film schools over the world, there was one thing in common where the students got the most, and you can ask anyone who goes to film school. It's with the conversations with the other students on the porch. That's where it comes. Your friends. Make your group of friends. Pick the friends who share your dreams. Well, I was university trained. I was a theater student, and then I went to a film school. But mainly what I mostly got out of film school, there were always a couple of extraordinary teachers. Mine was a woman, Dorothy Arzner, and she was a wonderful professional director. But it's your friends and what you argue about, what you talk about in the garden, that's what's important. Hi, how and when do we female filmmakers get equal influence, power, and equal money for our ideas? I didn't get the question. Yes, how males and female movie makers say how? Well, I always say, young men, if you want to be a success in the movies, get married. And I tell a woman, I say, don't get married. Right. And there's a lot of logic to it. Hi there. Hi. As an hopefully aspiring actor, I was thinking, how much freedom do you think the actors should have on their characters and on their lines before and during shootings? Did you get that? How much freedom should the actors have? The actor, most of life works like respiration. In other words, you breathe in, you have a lot, and then you squish it down and you have a little. Then you breathe in, you have a lot. That's a serious thing. With the actors, allow them to have a lot of freedom and improvise and do what they want, and then say, okay, now we're going to just do the script and do the respiration. Give them freedom and then take it away. And give them, and that usually what happens is it that process is always the worst stuff goes and good new stuff comes in. But allow the actors to do a lot. That's why I like rehearsal, because you can do lots of improvisation. But eventually, then you got to do the text, so it's a respiration process. Yes. Would you have an advice to direct non-actors and children? Yeah. Yeah. Well, I was. That's why I am in the movie. But I was a camp counselor with little children, and I used to do plays with 9-year-olds and 10-year-olds, and it's great because basically you just play with them. They know how to do it. They know how to play. The trick is you have to play with them. And that's how you work with them, and you make up stories together, and you say, oh, let's make believe you're a sad so-and-so, and you have no friends. And they will understand, and they'll play with you.
Sono italiano, quindi... Domanda. Sì, volevo sapere qual è il modo migliore per poter creare una scena o anche solo un'immagine talmente forte da suscitare delle emozioni allo spettatore, questo non solo nella regia ma anche nella scrittura, sceneggiatura. You heard what his question is? I have one word for you, magari. Magari. So I'm gonna ask my granddaughter Romy, ask me a question. Chiedo a mia nipote Romy adesso di farmi una domanda. My granddaughter Romy, Romy Croquet. How did you come up with the idea to turn your idea into a movie? How did I come up with the idea to turn my idea into a movie? Come mi è venuta l'idea di trasformare le mie idee in film? Well, I was doing theater shows and I wanted to be the theater director and then I fell in love with, I saw an Eisenstein movie, 10 Days That Shook the World, and when I saw that I said, oh my God, that's incredible, I want to be a movie maker. So, you know, you get your ideas, a young person gets your ideas because there were so many great people who came before you. And you know what the secret is? Steal from the best. If you like something, it's yours. Just take it. Steal from the best. They want you to. They want you to. I want you to. Everybody wants. Because if you take something from me, that means it will live forever. And it will not be the same because you will make it yours. And I will be sharing in that. It makes me very happy. Io sono a favore del rubare dal meglio, quindi rubate da tutti, rubate anche da me, io sarò sicuramente grato per sempre perché vuol dire che le mie idee non moriranno. Credo che dobbiamo essere veramente grati a Francis per questa lezione. Credo che sia stato un esempio di live festival a cui abbiamo tutti partecipato. Domani sera, siccome tutti abbiamo voglia di vedere Apocalypse Now, abbiamo aggiunto, non ci sarà solo Piazza Maggiore ma sempre alle 9:15 ci sarà anche il Medica Palace e ci sarà anche il Jolly, il Medica Palace per tutti, il Jolly con priorità per gli accreditati al cinema ritrovato. Grazie alla generosità di Francis Ford Coppola.